del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La pace sia con voi. Nell'iniziare questa liturgia con tanta gioia e affidandoci alla Vergine Madre, Madonna delle Grazie, vorrei anzitutto salutare il nuovo sindaco. Sempre quando incontro per la prima volta in una celebrazione un sindaco da poco eletto, faccio gli auguri più vivi, la affido alla Vergine Madre perché l'assista insieme a tutti i suoi collaboratori e al nuovo consiglio comunale. Che il Signore vi aiuti a servire il bene comune con generosità, impegno, competenza. Poi vorrei ancora una volta dire tutto il mio affetto e la mia stima per Don Nicola, il quale oggi farà un atto di obbedienza. Don Nicola in questo momento ha 38 di febbre. Allora il vescovo gli ha dato l'ordine che dopo il suo saluto si va a mettere a letto, perché la Madonna è più contenta che lui si riguarda un po', anche perché domani sarà un'altra giornata pesante. E lui in santa obbedienza lo farà. Facciamogli un applauso. Forse è la prima volta che mi viene la voglia di disobbedire. Ma siccome non l'hai mai fatto, non lo fai neanche adesso. Vabbè, sono 51 anni che sono parlo, ho obbedito sempre ai vescovi, però stavolta obbedisci. Grazie comunque. È bello ritrovarci qui anche per la delicatezza con cui il nostro padre Bruno si è mostrato nei miei riguardi. Come sempre, del resto c'è un rapporto di grande stima tra me e lui. E affetto e preghiera, come anche con il carissimo Don Domenico. Lui lo sa e voi pure dovete sapere, ma anche lui voglio tanto bene e tanto affetto. Grazie per essere qui, e anche perché lo so. Per esempio anche gli altri anni desiderava essere qui, però altri impegni come il convegno diocesano l'ha tenuto un po' lontano. Comunque ogni volta che viene qui il nostro cuore si riapre, non si chiude mai, però si apre ancora di più alla bellezza di essere pietra diocesana, guidata da un pastore che ci riporta nel suo magistero ad essere veramente cristiani, speriamo, autentici, a recuperare i valori dello spirito. E qui sono presenti non solo i monti odorisiani, ma anche altri pellegrini che vengono da altre comunità, anche extradiocesane, Larino, abbiamo visto, e poi i vari pellegrini che vengono da altre parrocchie. Che saluto tutti con affetto, non solo come vescovo di questa chiesa, ma anche come presidente della conferenza episcopale regionale, certo. Quindi siete tutti nelle braccia. Perché devo dire, e termino, non voglio essere lungo, voglio dire che questo piccolo santuario raduna una grande parte dell'Abruzzo meridionale, quindi compresa la nostra diocesi, la diocesi di Lanciano, e anche il Molise e una buona parte delle Puglie. Quindi praticamente diventa un centro spirituale mariano, ed è bello questo, no? E allora io direi il prossimo anno in cui celebreremo, se il Signore ci darà la vita, il 125esimo anniversario della consacrazione di questo Tempio alla Madonna, 125 anni, vorremmo che anche un decreto suo di riconoscimento come santuario diocesano. Riconoscesse come santuario diocesano. Mi sembra grazie. Giusto. Va bene, con tutto il cuore. Grazie. Adesso io lo abbraccio, così lo saluto. Ed ora apriamo i nostri cuori alle grazie che il Signore ci fa per l'intercessione di Maria con profonda fiducia, con tanta confidenza nella nostra Madre Celeste. Alleluia.
giogo sopra di voi, dice il Signore, e imparate da me, che sono mite e umile di cuore. Alleluia! Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Luca. Avvenne che un sabato Gesù si recò a casa di uno dei capi dei farisei per pranzare. Ed essi stavano a osservarlo. Diceva agli invitati una parabola, notando come sceglievano i primi posti. Quando sei invitato a nozze da qualcuno, non metterti al primo posto, perché non ci sia un altro invitato più degno di te, e colui che ha invitato te e lui venga a dirti, cedigli il posto. Allora dovrai con vergogna occupare l'ultimo posto. Invece, quando sei invitato, va a metterti all'ultimo posto, perché quando viene colui che ti ha invitato ti dica, amico, vieni più avanti, allora ne avrai onore davanti a tutti i commensali, perché chiunque si esalta sarà umiliato e chi si umilia sarà esaltato. Disse poi a colui che l'aveva invitato, quando offri un pranzo o una cena, non invitare i tuoi amici, né i tuoi fratelli, né i tuoi parenti, né i ricchi vicini, perché a loro volta non ti invitino anch'essi e tu abbia il contraccambio. Al contrario, quando offri un banchetto, invita poveri, storpi, zoppi, ciechi e sarai beato, perché non hanno da ricambiarti. Riceverai infatti la tua ricompensa alla risurrezione dei giusti. Parola del Signore. La parola di Dio di questa 22esima domenica ci guida lungo un percorso che ci fa cogliere anche quanto è bello, profondo, significativo per noi il mistero di Maria, la Madonna delle Grazie. E lo fa anzitutto presentandoci la condizione umana. Agli occhi del mondo si è tanto più quanto più si possiede, quanto più si domina. Agli occhi di Dio si è tanto più quanto più si è umili, quanto cioè ci si rende accoglienti davanti al suo dono. Molti sono gli uomini orgogliosi e superbi, dice il libro del Siracide, ma Dio rivela ai miti il suo segreto, perché la potenza del Signore è grande, ed egli è glorificato dagli umili. Ecco dunque questo primo messaggio. Se vogliamo realizzare in pienezza la nostra vita secondo il disegno di Dio, non inseguiamo le cose grandi agli occhi degli uomini, ma cerchiamo la via della umiltà. Riconosciamo davanti a Dio il niente che siamo, perché la sua grazia risplenda nel nostro cuore. Non è una forzatura, è una questione di verità, di onestà, di profondo riconoscimento della grandezza di Dio e della nostra piccolezza davanti a Lui. È proprio in questo senso che Maria è grande e tutte le generazioni la chiameranno beata, perché Dio ha guardato, dice il testo greco del Magnificat, alla
taphenosis, noi traduciamo l'umiltà della sua serva, ma in realtà quella parola significa bassezza, piccolezza, insignificanza, come l'italiano tapino, no? Che deriva dalla stessa radice. Ecco dunque un primo messaggio, un primo progetto di vita. Piacere a Dio, facendoci umili, riconoscendo la nostra piccolezza e povertà davanti a Lui. Ma accanto a questo messaggio che riguarda noi e la coscienza che abbiamo di noi stessi, la lettera agli Ebrei ci dà un bellissimo messaggio che riguarda Dio, il Dio di Gesù Cristo. E ci dice che noi non ci siamo avvicinati a un fuoco ardente, a tenebre, tempesta. Noi ci siamo avvicinati a un Dio che si è fatto Lui vicino a noi. Un Dio, il Dio di Gesù Cristo, che ci ha accolti nel suo santo monte, il luogo della rivelazione di Dio, di cui Sion è il simbolo, e ci ha donato il mediatore della nuova alleanza, Gesù Cristo, che ci vuole perfetti secondo la vocazione che Dio dà a ciascuno. Dunque, Dio con noi, Dio per noi. Com'è bello questo. Com'è non solo vero, ma anche dolce e profondo pensare che Dio si è destinato a noi, che noi siamo amati da Lui, ognuno di un amore unico, assoluto, originale, e che questo amore è la sorgente della nostra gioia, della nostra pace. Nessuno di noi è semplicemente un numero davanti a Dio. Ognuno è il tu di questo infinito amore, e per ognuno Dio ha consegnato suo Figlio sull'albero della croce, e Lui risorto ci ha donato il suo Spirito. E allora alla scuola di Maria, che dice sia fatto di me secondo la tua parola, riconosciamo anche noi con lei la grandezza della bontà e della misericordia del nostro Dio. E andiamo da Lui fiduciosi, sapendo che saremo accolti, che saremo amati e che Dio opererà in noi le meraviglie che Lui solo conosce e che noi possiamo soltanto invocare, a cui possiamo soltanto aprirci in umiltà di cuore. E finalmente nel Vangelo ci viene detto dove si realizza l'incontro fra questo uomo che riconosce se stesso umile davanti a Dio e questo Dio che si destina a noi nell'amore. Il luogo di questo incontro, ancora una volta, è l'umiltà, è il non cercare il primo posto, è il saper stare al posto che Dio ci ha affidato, ognuno interrogandosi sulla propria vocazione e sulla propria missione. E dunque, come Maria, dicendo a Dio il nostro, eccomi, sono la serva del Signore, si compie in me quello che tu hai detto. È qui che la grazia trionfa in Maria. Lei è la donna e dunque ci rappresenta tutti come creature, persone umane davanti a Dio, in cui Dio ha operato le meraviglie del suo mistero. E tutto questo avviene grazie all'umiltà con cui lei dice eccomi, si compie in me secondo la tua parola, e grazie alla generosità con cui accolto nel suo grembo il Verbo e la sente il bisogno di andare da Elisabetta, la cugina più anziana, gravida, e portarle il dono di Dio, l'annuncio di questa salvezza venuta fra noi, tanto che il bambino nel grembo di Elisabetta esulterà alla voce di Maria. Umiltà, generosità. Ecco le due grandi vie lungo le quali noi incontriamo Dio e diventiamo testimoni del suo amore. Riconoscimento della nostra piccolezza e gioiosa gratuità nel metterci in gioco per amore al servizio degli altri.
che ognuno di noi si chieda prima di tutto se davanti a Dio sa di essere umile, povero, piccolo, e dunque si apre con libertà e sincerità al suo amore. Ma si chiede anche se l'opera di Dio nella sua vita è stata fino in fondo accolta dalla sua fede, perché una fede vera non solo riconosce la grandezza e la meraviglia della misericordia di Dio, ma si mette in gioco perché questa bellezza divina raggiunga ogni cuore, perché ogni persona a cui Dio ci manda possa essere anche attraverso di noi toccata della meraviglia della sua grazia. In questo momento in cui tutti nel nostro paese sentiamo il bisogno di una crescita di giustizia, di pace per tutti, un momento di incertezza, di fragilità, rinnoviamo la nostra fede nel Signore e affidiamoci alla Vergine Madre, perché ognuno di noi, con umiltà e generosità, possa contribuire a costruire una società migliore, una Chiesa sempre più bella, secondo il sogno di Papa Francesco, povera e serva dei poveri, una Chiesa che sia il riflesso umile della bellezza di Dio e che sappia irradiare con gioia e gratuità il dono del suo amore ad ogni creatura. Ti preghiamo, Vergine Madre Maria, tu che hai accolto l'opera di Dio nell'umiltà del tuo cuore e tu che generosamente l'hai donata a noi, fa che sappiamo imitarti e con il tuo aiuto possiamo pronunciare il nostro eccomi perché si compiano in noi le meraviglie del Signore e la nostra vita ricca della gioia che nasce dal sentirsi amati possa diffondere questa gioia su tutti, ciascuno secondo la vocazione a cui è stato chiamato. Santa Maria delle Grazie, prega per noi. Benedici.
sempre con me. Il Dio vivente.
Preghiamo. O Signore che ci hai nutriti alla tua mensa, fa che questo sacramento ci rafforzi nel tuo amore e ci spinga a servirti nei nostri fratelli. Per Cristo nostro Signore. Il sindaco ci rivolge una parola, noi l'ascoltiamo volentieri. Le devo dire che sono molto emozionata perché, essendo la mia prima volta da sindaco, come primo cittadino, la viviamo in un'esperienza molto intensa e molto profonda. Quindi mi sono scritta due righe per non sbagliare e dimenticare qualcuno. Sua Eccellenza Monsignor Bruno Forte, la ringraziamo per averci onorato della sua presenza, per rendere grazie alla nostra eterna madre. Una madre protezione, cura, sostegno, consiglio. Lei è sempre qui per noi, per accogliere ed esaudire le nostre preghiere. Vorrei ringraziare tutti coloro che ogni anno giungono nel nostro santuario compiendo veramente tanti sacrifici. Grazie alle nostre suore, al nostro parroco Don Nicola, al viceparroco Don Domenico, grazie al Comitato Festa per il suo operato, grazie alle protezioni civili Valtrigno e il Castello sempre presente, al gruppo degli Alpini, al complesso bandistico di Monteodorisio, agli impiegati comunali e agli operai comunali, al servizio d'ordine, a tutti i volontari che si stanno adoperando per la riuscita di questa festa bellissima. È davvero bello vedere con quanto tante persone, 150 persone che lavorano per rendere veramente bella, bellissima questa festa, e lo fanno gratuitamente, volontariamente. Questo non deve cambiare, deve sempre continuare ad essere così, ad aumentare. Grazie. Io vi ringrazio col cuore e questa sera vorrei rivolgere una preghiera alla Madonna, alla nostra Madonna, chiedendole di aiutare tutte le persone che si trovano in difficoltà, nelle difficoltà della malattia, nelle difficoltà della vita, perché sono sempre più sono veramente tante, purtroppo, e vorrei chiedere veramente di prendersi cura dei nostri bambini affinché vengano curati, amati e rispettati. La ringrazio. Grazie di vero a lei, cuore. Tanti auguri, Dio la benedica. Grazie. Grazie. Vi affido tutti alla Madonna Santissima, con tutti voi, come ha detto il sindaco, veramente con tanta fiducia che c'è una protezione speciale di Maria su questa comunità e su tutti i suoi devoti. Possa la Vergine Madre farci sentire la tenerezza di Dio e aiutarci a costruire una comunità ecclesiale e civile sempre più coesa, sempre più giusta, sempre più solidale. Io pregherò per voi, voi mi raccomando pregate per me, tutti quanti. Anche voi bambini che state qui davanti, dovete pregare per il Vescovo. Bravo, e io adesso vi benedico con tutto il cuore. Il Signore sia con voi. Sia benedetto il nome del Signore. Ora e sempre. Il nostro aiuto è nel nome del Signore. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. La gioia del Signore sia sempre la nostra forza. Andiamo in pace. E Maria Santissima, Madonna delle Grazie, interceda per noi e ci accompagni sempre. Auguri a tutti e grazie con tutto il cuore.
Thank you.